Allora, il discorso oggi per il Natale è proprio quello che la liturgia ci dice, è Giovanni il Battista, il quale fu mandato da Dio un pochettino prima del Signore, 6 mesi prima. Giovanni Battista era cugino di Gesù Cristo. Ricordate che la differenza di età tra Giovanni Battista e Gesù era 6 mesi. Lo disse l'angelo alla Madonna: guarda un po', tua cugina è già 6 mesi che è incinta. E allora, 6 mesi, pochino più vecchietto di Gesù, di fatto coetaneo, lo stesso anno. E allora Giovanni Battista doveva esercitare una missione così importante che Gesù Cristo, lo sentiremo oggi nel Vangelo, disse pubblicamente a tutti, e quindi oggi a noi: tra i nati di donna non è mai nato uno più grande di Giovanni. Lui si riferiva al suo tempo, quindi per quello che noi conosciamo della Bibbia, Giovanni Battista è più grande di Mosè, il condottiero che liberò Israele dalla schiavitù d'Egitto e lo portò nella terra santa, più grande del re Davide, più grande dei profeti, Isaia che ha cantato con i canti del servo di Yahweh, Geremia, quello giovane scelto dal Signore, Ezechiele, quello delle salite del deserto risuscitate, Daniele, il figlio dell'uomo, eccetera, eccetera. Più grande di tutti, la sua missione è più importante di quella di tutti quanti gli altri. E se è così, oggi si deve ripetere quello che è avvenuto 2000 anni fa. Per arrivare a Gesù Cristo bisogna passare, ci metto per forza di cose, attraverso di Giovanni il Battista. Se non si passa attraverso Giovanni il Battista, poi non si incontra Gesù. Spero che da queste catechesi stiate toccando con mano la differenza tra l'accogliere Gesù Cristo e con quello che ne consegue e il rifiutare Gesù Cristo con quello che ne consegue, che non è la stessa cosa. Questa scelta ha delle conseguenze da una parte e dall'altra estreme. Una fa tanto bene, l'altra fa un disastro. Il popolo di Israele ha pagato con la sua distruzione e con milioni di vittime, spirituali prima e fisiche poi, il suo rifiuto di Gesù. La Chiesa ha pagato nel corso della storia della Chiesa, non accogliendo i messaggi divini dati da Maria, soprattutto le sue apparizioni, altrettanto milioni di vittime spirituali prima e poi fisiche, per cui bisogna cominciare a prendere sul serio ogni parola che esce dalla bocca di Dio e imparare a non farne cadere giù nel vuoto manco una lettera. Perché dietro ogni cosa ci sta una tonnellata di dono di Dio, di significato spirituale per noi che non possiamo assolutamente perdere. Se io vi chiedessi, qualcuno qui dentro ha un rapporto vivo con Giovanni Battista? Voi cosa rispondereste? Se io vi chiedessi, per esempio, una domanda semplice o stupida: il battesimo che faceva Giovanni Battista dava la salvezza come il battesimo che viene fuori da Gesù Cristo? Voi che mi rispondereste? Perché? Bravo Davide, un battesimo di acqua e non un battesimo di fuoco. Gli mancava lo Spirito Santo quel battesimo. Pur essendo battesimo. E allora perché Giovanni faceva battezzare le persone?
se quel battesimo non dava la salvezza, perché faceva battezzare tutti quelli che venivano a lui? Sì, questo è il motivo, diciamo prima, per cui il battesimo di Gesù Cristo dà la salvezza, in quanto dà lo Spirito Santo alla persona che viene battezzato, e quello di Giovanni no, perché non essendo stato effuso lo Spirito, cosa che avviene il giorno di Pentecoste, cioè comunque dopo la morte e la risurrezione del Signore, allora quel battesimo non poteva dare lo Spirito Santo. Che faceva quel battesimo? Qual era il frutto spirituale del battesimo di Giovanni? No, quando uno usciva dal battesimo, peccatore era e peccatore era rimasto. Non era cambiato. Che cosa faceva quel battesimo? Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Lui, Giovanni Battista, intendeva che da lì a poco arrivava Gesù Cristo, Gesù è il regno dei cieli, lui no, è vicino. Dunque, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via al Signore. C'era una via al Signore da preparare. Oggi per noi c'è una via da preparare perché Gesù Cristo possa venire? Per accordarsi e poter usufruire delle grazie che Dio dà attraverso il Natale del 2016, c'è una preparazione da fare da parte nostra? La preparazione è il timballo, il pollo ripieno, il cannellone? Questa è la preparazione o è un'altra? Guardate come stiamo fuori binario nelle cose di Dio. Non ci siamo proprio. Avete ascoltato qualche catechesi su Giovanni Battista, sulla sua persona? Giovanni è la voce che grida nel deserto. La parola di Giovanni viene fuori dal deserto, dove per deserto si intende il deserto proprio di quelle cose che le persone scelgono al posto di Dio, il benessere terreno. E quando gli evangelisti descrivono Giovanni, lo descrivono innanzitutto, voce nel deserto, lui abitava nel deserto. Guardate un po', non è proprio una delle cose di primaria importanza la casa? È un diritto fondamentale per tutti per poter vivere. La prima casa che manca, che è così sacrosanto questo diritto, che lo Stato non ci può mettere una tassa, perché è come se trattasse l'aria da respirare, ci può mangiare già tassato. Ma la casa è una cosa necessaria per tutti. Giovanni ci aveva la casa? No, abitava nel deserto. Poi noi la casa cerchiamo di vederla sempre meglio. I figli devono avere una casa più bella dei genitori e dei nonni, perché vogliamo che stiano meglio di noi. Ci vogliamo fare il massimo per loro. Allora, un conto, avere un appartamentino su un condominio, dove i condomini sono sempre in lite. Un conto, avere la villetta su una cooperativa, bene o male c'è un po' di autonomia. Tutti si sognano il villino con un po' di pati intorno, e magari la villa per pochi ricchi, con la piscina, eccetera. La casa, c'è questa scaletta, il sogno di tutti è una grande casa, bella, poi alla fine non si accontenta di quello che riesce ad avere. Giovanni Battista non aveva una casa, e non gli interessava di avere una grande e bella casa. Mamma mia, viveva in un postaccio, il deserto. Che rovina vivere in quel ambiente lì. Giovanni Battista vestiva con un vestito fatto di peli di cammello.
noi viviamo. Ci sono persone che non indossano un capo se non è firmato. Giovanni Battista non ha avuto questa cosa di vestire bene. La moda, l'alta moda, il segno delle donne, questi vestiti che... le grandi firme che sono diventati miliardari disegnando i vestiti, miliardari, conosciuti in tutto il mondo, il Made in Italy nel campo tessile, è la grandezza dell'Italia. Giovanni Battista vestiva di un vestitaccio, nessuno avrebbe portato un vestito fatto di cammello, che schifo, e non voleva altro, non gli interessava vestire meglio. Ma dice, quelli che vogliono le vesti morbide, sontuose, quelli abitano nei palazzi dei re, non ha niente a che vedere Giovanni Battista con questa gente. Non è suo obiettivo di vita vestire in modo sontuoso. Mangiare, stiamo dicendo adesso che tanto più grande la festa, tanto più deve essere buono il mangiare. Il pranzo migliore. Ecco, la festa più grande, il matrimonio, 9 portate di pranzo, buffet prima, il grande albergo, non finisce più quel pranzo, perché è il mangiare che indica il livello di festa. Giovanni Battista non gli interessava di mangiare bene, di gustare i cibi, il suo mangiare, le cavallette e il miele selvatico. Roba che se noi a pranzo ci avessimo, uno che ci porta, il primo le cavallette e il secondo il miele selvatico, non so chi non vomiterebbe, meglio rimanere digiuni che mangiare quella roba lì. Lui quello mangiava e non gli interessava di avere il pranzo migliore di quello, non voleva salire la scaletta per mangiare meglio, meglio, meglio e più di meglio, che meglio non si può. Non gliene infischiava, perché lui è la voce che grida dal deserto, grida a tutti dal mondo della penitenza, facendo vedere, ecco qui ci verrebbero incontro tutte queste persone. Giovanni aveva quella missione di mostrare, prima con i fatti della vita e poi con le parole, che il bene numero uno è Dio. Allora, quando uno va a Lourdes, a pellegrinaggio, vai col seno bianco dei malati, esperienza meravigliosa, chi può ci vada, e conosci i malati, ci sono dei malati che ti fanno sentire un verme, perché tu per 4 cose ti lamenti, ti sei ribellato a Dio, ti sei staccato da lui, ti sei dando più per me. Quelli che stanno lì crocifissi dalle malattie, con dolori, con primazioni di tutti i generi, lo lodano e lo amano. Chi sei allora tu? Allora, quello è malato, distrutto nel corpo e magari fra poco deve morire, e ama Dio, cioè dentro è sano, sanissimo. E noi siamo sani, sanissimi nel corpo e con l'anima stramalati, in punto di morte alcuni. Allora Dio, attraverso questi malati, che sono malati nel corpo e sono sani dentro, mostra a tutti che la prima salute è quella spirituale. E per far vedere bene che la prima salute è quella spirituale, non fa avere a queste persone la salute fisica, per mettere il contrasto più forte, in modo che si veda bene che la prima salute è quella spirituale. La missione di queste persone è fare vedere che la salute numero uno è quella interiore. Noi qui abbiamo conosciuto tante volte la ragazza Francesca di Cuba Marittima, che lavora al CED, il Centro di Protezione Dati dell'Ospedale del Metro del Tronto, quella all'età delle medie, ha preso il glaucoma, ha fatto, non so, 9 interventi, non c'era niente che l'ha potuta, che ha potuto salvare la vista. Alla terza media era cieca al 100%. Quella ragazza è cieca al 100% ed è responsabile regionale dei gruppi di preghiera del movimento dello spirito, e la chiamano da tutte le parti per annunciare il Vangelo ai gruppi, alla gente, in piazza, dovunque. E lei è così, con gli occhi non ci vede,
con gli occhi interiori è vedente. Le persone ci vedono con gli occhi del corpo e Dio non lo vedono, sono ciechi. Lei, già, senza dire nessuna parola, già dimostra con quello che vive che la prima vista è quella interiore. Lei che è cieca, sorride, scherza e dà la forza agli altri. Quelli che ci vedono, tristi, vuoti, distrutti, perché sono ciechi dentro di sé e non vedono Dio e non si sentono mai di nessuno. Ecco allora il perché di questo contratto. Giovanni Battista non poteva vivere bene. Dio gli ha dato una vita, umanamente parlando, infame. Nessuno di noi accetterebbe di vivere come ha vissuto Giovanni Battista. Per quanto era brutta quella vita. A vivere tutta la vita così. Ma chi sono? Perché? Così l'ha fatto vivere il Signore. E non l'ha fatto morire sul letto di morte da vecchio con i parenti intorno, il dottore e il padre di Antonio degli infermi. È morto in un carcere. Con taglio della testa per le tozzure di un re e peggio ancora della sua concubina. Erodiade. Donna altro che diabolica. Questo è successo. Una vita umanamente infame, bruttissima. E invece spiritualmente il più grande profeta che abbiamo mai subito sulla terra fino adesso. Questo dice Gesù Cristo. Com'è importante questa realtà. Attenzione a dire che quando le cose ci vanno male, il Signore mi ha abbandonato, non provvede più, non risponde alle mie preghiere, eccetera. Attenzione, perché i progetti di Dio scrive dritto sulle righe storte. Noi vogliamo che le righe siano sempre dritte come diciamo noi. Dio scrive dritto sulle nostre righe storte, comprese le cadute e i peccati. No? Pure quelli sono compresi. Gesù sapeva che Pietro l'avrebbe tradito. Gesù sapeva che tutti l'avrebbero abbandonato. Il peccato di rinnegamento di Pietro, il peccato di abbandono da parte dei dodici, già compreso, tu Pietro mi rinnegherai. Però una volta ti sarai veduto, confermi tra i fratelli della fede. Già era Gesù già l'aveva previsto, già l'aveva perdonato, già gli aveva rinnovato l'incarico di guidare la Chiesa dopo il suo pentimento. E quando Pietro lo fa, scopre che Gesù lo amava molto di più di quanto lui lo immaginava. E scoprire l'amore di Cristo così grande lo distrugge, ammazza il suo io, lo brucia fino in fondo. E da quel momento in poi Pietro vive solo per Gesù Cristo, non più per il suo io. Quanto è grande questa realtà. Pure i nostri peccati sono nel ciclo della storia della nostra salvezza, compresi dal Signore. Allora, Giovanni Battista, quando si dice voce di uno che grida dal deserto, si contrappone alla voce di uno che non grida, Gesù Cristo non ha gridato dal deserto. Umanamente parlando, ha fatto una vita, falegname, la casa ce l'aveva, piccoletta, ma decente. I soldi li maneggiava, lavorava, vendeva i mobili, i rati, comprava legno, li faceva, commerciante. Poi, non andava vestito di lusso, vestito benino. Poi, figurati, preciso come... Ma la madre, immaginate di Maria che mandava Gesù Cristo con qualche tunica sdrucita, scolorata. Maria mai non aveva fatto una cosa del genere. Sempre preciso, dalla punta dei piedi alla punta dei capelli, alla perfezione. Perché era fatta così la Madonna. E quindi Gesù, pranzo di nozze, a Cana, ci è andato. Chissà quante altre volte ci è andato, pranzo di nozze, tranquillamente, mangiava, beveva. Faceva la festa di Pasqua, si mangiava di più. Non ha fatto una vita di penitenza. Né lui né i suoi discepoli, che mangiavano pure loro, tanto è vero che i farisei, che facevano il digiuno una volta a settimana, noi siamo più bravi, digiuniamo, i tuoi discepoli mangiano sempre. Così. E dice, oh, quelli sono con lo sposo, fanno festa. Poi quando lo sposo sarà tolto, faranno penitenza anche loro. Ma adesso non possono non fare festa. Sono felici, stanno con loro sposo. Stanno a pranzo di nozze con Gesù Cristo. E questa è la storia. Allora, Giovanni è voce di uno che grida dal deserto.
Gesù Cristo è voce dal punto opposto, parla dell'abbondanza, non solo delle cose materiali, ma anche spirituali, perché Gesù Cristo annuncia il Vangelo agli uomini, perché Gesù Cristo guarisce i malati, perché Gesù Cristo libera lo spirito del male, perché Gesù Cristo ha il potere sulla natura. È l'abbondanza di Dio, è l'anno di grazia, l'anno della misericordia. E vi ricordate quel brano del Vangelo dove dice, ma la gente di Israele, sono come quei bambini che dicono, vi abbiamo suonato un lamento e non avete pianto. E quindi dall'altra parte rispondo, ma noi vi abbiamo suonato la festa e voi non avete fatto festa, non avete riso. Che Dio ha provato a prendere il popolo di Israele con la penitenza, col contare della penitenza, e in un modo o nell'altro gli hanno dato retta. Così deve prendere il popolo, così deve prendere la gente. Non so, sempre così, sempre questi problemi, a poca risposta del popolo di Dio. Allora Giovanni Battista e la voce che grida nel deserto dovevano avvenire attraverso la sua testimonianza, la sua predicazione delle cose, dice, precedenti all'incontro con Gesù Cristo, perché l'incontro con Gesù Cristo fosse fruttuoso. Facciamo l'esempio dei due ciechi, ormai l'ho fatto tante volte, però perché è bene. Quando questi i ciechi che andavano da Gesù Cristo e gli chiesero di essere guariti, Gesù fa la domanda a loro, ma voi credete che io possa fare per voi questo? Loro rispondono di sì, lo crediamo, e Gesù Cristo in quell'istante gli ritorna la vista. Noi, o in genere le persone, siamo pronti per ricevere un miracolo? Per ricevere un miracolo bisogna maturare dentro di se stessi prima delle certezze. Non si può venire, tanti hanno fatto così, hanno avuto questi incontri, per curiosare, per vedere, per sentire. Una volta visto e sentito, o di più, perché una volta soddisfatta la curiosità e non la fede, non sono di più, non interessa. Uno sperava di vedere, che te ne so, delle cose straordinarie, miracoli. Gesù Cristo non soddisfa la curiosità di nessuno. Ricordate quando i farisei volevano vedere un segno dal cielo? Tu dimostra che sai spostare le stelle, ecco, allora sì che crediamo che sei Dio, perché Dio è Lui che gestisce l'universo e noi crederemo che tu sei Dio. Non vi sarà dato nessun segno. Anzi, vi dico, vi sarà dato un segno che voi non pensate che sia segno, il segno di Giona. Glielo spiega, non capiscono niente, quando poi sarà avvenuto, forse qualcuno ci avrà ripensato che Gesù le aveva predetto la morte e la risurrezione. Allora, che cosa hanno maturato questi ciechi prima di incontrare Gesù Cristo? L'esperienza ci dice così, che quando qualcuno ha da combattere con delle malattie che la scienza umana diagnostica come malattie incurabili, inguaribili, soprattutto quando parla un professorone, un luminare in quel campo, senta signora, qui non si può fare più niente, non esiste attualmente nel mondo né professore, né cura, né grande clinica capace di dare la salute a questo paziente. Assegnatevi, perché se questi ciechi, sicuramente ci saranno i dottori, allora avevano ricevuto questa parola dei dottori e avessero pensato, beh, non possiamo guarire, dobbiamo rassegnarci ad essere ciechi. Impariamo allora la lingua Braille, la lingua dei ciechi, l'alfabeto, i numeri, compriamoci la barra del computer che ci permette di vedere quello che ci sta sullo schermo, tasteggiando la barra, in modo che possiamo lavorare, andiamo, facciamoci fare la pensione perché siamo inabili al lavoro, facciamoci dare quei posti riservati per legge, eccetera. Così, e si rassegnava ad essere ciechi, che Gesù Cristo andasse in giro per i malati o non ci andasse, per loro era la stessa cosa, tanto non speravano più di poter tornare a vedere. Hanno fatto così questi ciechi? No, sono andati da Gesù Cristo perché anche se sapevano che umanamente era impossibile
che loro potessero tornare a vedere, hanno creduto che lui, Gesù Cristo, l'uomo di Dio, il profeta, quello che guariva i malati, avrebbe potuto guarirli. Quindi dentro di loro avevano superato la fase dei limiti della natura per affondare la loro fede sulla potenza di Dio. Chi lo fa questo? Beh, io vi dico, sono 13 anni che prego per i malati, quasi. Quasi nessuno lo fa questo. Perché la voce del professorone, almeno per il fatto che quello l'ha pagato, quando va bene, 500 euro, mentre il pretuncolo che non ti fa pagare niente, siccome noi crediamo che sono i soldi che acquistano, sapete perché i psicologi si fanno pagare? Questo lo dico ai psicologi, perché se no i pazienti, questo è il motivo. Mica perché quello che dicono loro è giusto, è vero, allora, no, perché più faccio pagare il paziente, più il paziente tiene in considerazione le cose che gli ho detto, perché 100 euro, 200 euro per un'ora di chiacchiere, non posso far finta di non aver sentito, mentre una predica non la paghi. Quindi se non l'ascolti o l'ascolti, che cambia? Non hai buttato nessun soldo. I soldi, la vita eterna forse l'ha buttata una persona, però, non dando retta alla parola di Dio. Questa è la storia. Quindi il mondo agisce con la forza dei soldi, non con la forza della verità. Il mago, al cliente che gli va a chiedere il maleficio, dice: signora, guardi, ma qui mi hanno fatto una fattura a morte. Se non togliamo questo male, fra poco non ci siete più nel mondo, te e la tua famiglia. Oddio, e cosa bisogna fare per togliere questa fattura? Signora, qui il male è grave, ci vogliono 3.000 euro. Se la fattura è istruzione non so che cosa di un paese, ci vuole 100.000 euro, a seconda di quanto è grave il male, ti dicono che ci vuole una cifra più grossa per toglierla. Senza fattura. Ma quindi, dove sta l'inganno? Che è la forza dei soldi a togliere il male o a fare il bene, non l'amore, non la potenza di Dio. Questo è un inganno. Per cui normalmente Dio ai predicatori si fa sempre essere poveri, perché noi dobbiamo dimostrare che la potenza di Dio che fa del bene, non la potenza dei soldi. Quanto è vera questa realtà? È tutto un altro capitolo, adesso non voglio toccare. Allora, Giovanni Battista doveva mettere nella testa e nel cuore delle persone quelle cose che erano necessarie prima di incontrare Gesù Cristo, perché quello che Gesù Cristo poteva fare per le persone non trovasse ostacolo in persone non preparate. Se voi accompagnate un incontro del genere una persona senza prepararla, quella ci viene una volta, perché magari non dice, seconda volta ci viene più, dice, quella è tutti matti, mi dice, non ci vuole venire più. Per chi non ha una preparazione interiore a questa cosa, gli manca quelle cose che lui deve afferrare per poter essere presente, usufruire delle cose belle dell'incontro. E come non so, se uno qua, si parla in lingue, si canta in lingue, ci manca la profezia in lingue, esiste un'altra cosa. Se uno, ma non ho mai letto sul Vangelo o sugli Atti degli Apostoli, che esiste questo carisma del Signore, quando sente parlare in lingue o cantare in lingue, dice: questi sono tutti matti. Dove siamo? Che cos'è sta robaccia? Eppure è una cosa che benedetta dal Signore, presente nella sua parola, nell'esperienza della Chiesa degli inizi. Poi perduta questa cosa, bella roba. Allora, prendiamo le varie categorie di persone che c'erano a quei tempi, poi le portiamo ad oggi e vediamo che cosa significa la preparazione all'incontro con Gesù Cristo. Come dice Giovanni,
preparate la via del Signore. Questa via dove parte e dove arriva? La via del Signore è la via che da Gesù arriva a noi. Ogni monte sia abbassato, ogni valle sia colmata, sia dritta questa strada. Ecco, non so, la Salaria, col terremoto, che è successo? Che sono crollate delle pietre, è stata invasa la carreggiata, è stata chiusa per diverso tempo, fino a quando non hanno portato via la roba che era crollata sulla Salaria. La strada che porta la Madonna dell'Ambro, altrettanto. Se uno sulla strada ci incontra un macigno, o se la strada si è spaccata perché l'acqua scorrendo sotto ha fatto crollare un pezzo di strada e lì ci mancano metri di strada, dove passi? Gesù Cristo, per poter arrivare a noi, ha bisogno di una strada sgombra. Mettiamo il caso dei farisei. I farisei, Gesù stava per venire a loro, quale problema presentavano all'opera di Gesù? Che loro erano già convinti di essere santi. Ti ringrazio, oh Dio, perché io non sono come gli altri uomini, che sono ladri, adulteri, peccatori. Io digiuno due volte a settimana, pago le decime, prego al tempio, sono tanto bravo, grazie Signore che mi hai fatto così, sono santo, fariseo. Il problema dei farisei di allora e di oggi è la convinzione di essere già a posto. Per cui, se uno sta a posto, non ha bisogno di essere rimesso a posto, sta già a posto. Gesù è l'agnello di Dio venuto a togliere i peccati del mondo, ma il fariseo i peccati non ce l'ha. Quello che Gesù Cristo è venuto a fare non lo riguarda. Gesù può andare da quel peccatore là, no da me. Facendo così, Gesù chiama i farisei sepolcri imbiancati, belli all'esterno, fracichi di dentro, che poi i farisei facevano i peccati di nascosto. C'era una vedova giovane che si era morto il marito con una malattia, un incidente, era carina, c'è il problema dei soldi, io l'aiuterò, farò di tutto per lei. Poi quando l'ha aiutata, beh, un po' di riconoscenza, può stare attento alle mie attenzioni per lei, ricambiarmi in qualche modo, e chiedevano il ricambio, il ritorno in natura. E questo era il modo in cui i farisei sfruttavano le vedove, abusando della loro, senza fare violenza. Che violenza? Armi, coltelli, quelli hanno bisogno di soldi. E io faccio in quel modo lì, glieli offro e poi chiedo il ricambio. E se non me lo dà, crepa nella tua povertà che io vado a cercarmene un'altra. Facevano così. Questo l'ho visto con i miei occhi. Signora vedova, 28 anni, il marito morto, camionista, morto con l'infarto quando guidava il camion, per fortuna si era appena fermato, non è successo un disastro, due figli piccoli, niente pensione di nessun genere, è andata al comune a chiedere un posto di lavoro. Signore, il posto c'è, io glielo faccio avere, però l'assessore era un vecchiaccio, nonno, questo gli ha chiesto. Il problema della vedova era carina, questo è il problema del giovane. Questo facevano i farisei. Farisei. Allora Gesù Cristo, che ha creato col Padre queste persone, non poteva salvarli, perché c'era un macigno spirituale che si chiamava ipocrisia, nella strada che da lui arrivava ai farisei. Giovanni Battista, razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira che vi sovrasta?
fate opere degne di conversione e non pensate di poter dire a Dio: io sono figlio di Abramo, sono membro del popolo di eletto, perché non vi conta niente questo. Dio e i figli suoi li potete fare anche dai sassi. Voi fate le opere che dimostrino che siete figli di Abramo. Convertitevi, buttate via la vostra ipocrisia. Chi l'ha fatto si è salvato. Chi non l'ha fatto non si è salvato. Significa andato all'inferno, in mano a Satana, non in paradiso. Significava, dal punto di vista fisico, non dell'anima ma del corpo, che se un fariseo si ammalava di lebbra o di tumore, non andava da Gesù Cristo a chiedere aiuto, perché Gesù non si poteva umiliare per andare da quel maestrucolo di periferia, di provincia, a chiedere l'aiuto. Allora di più era santo. Allora, nel caso dei farisei, il macigno che impediva Gesù Cristo di arrivare a loro e di fare tutte le cose belle che lui avrebbe fatto come salvatore del mondo mandato dal Padre, il macigno da togliere era l'ipocrisia. E così per tutte le altre categorie di persone. Anno 2016, dicembre, Gesù ha degli ostacoli per venire a me, Marco Farina, a te, Elena, a te, ciascuno di noi? O la strada di Gesù Cristo è sgombra da macigni? Se la strada di Gesù Cristo fosse sgombra, per noi questo Natale sarà una cosa eccezionale. Perché Gesù ha da darci cose che noi neanche ci immaginiamo che esistano, per quanto sono belle e grandi. Guardate, Gesù fa una lotta per distruggere il nostro ideale di felicità, per darci il suo. La felicità che il Signore vuole dare a ciascuno di noi è molto più grande di quella che noi crediamo e speriamo di poter raggiungere. Quante persone, attraverso una disgrazia che ha mandato a gambe per l'aria il loro progetto di vita, hanno scoperto delle cose che, se fosse andato avanti il loro progetto di vita, non avrebbero mai scoperto. Forse siamo noi queste persone qui, o altri. San Francesco, quando era figlio di Bernardone e andava in giro col cavallo ricco, lui aveva il benessere, ma non aveva Dio. Lui neanche si immaginava che esisteva una cosa così grande, così bella, che si chiama Dio. È un tipo di vita che l'avrebbe soddisfatto in maniera di miliardi di volte di più di quella che stava sperimentando col benessere e andando in giro col cavallo. Lui non sapeva che prestare aiuto ai lebbrosi, usare ad essi carità, dava una gioia che non c'era né cibo né sensazione di altro genere che poteva procurare quella gioia lì, o che potesse essere messa a paragone con questa. Quando l'ha fatto, dice: ma fino a mo' che cosa ho fatto nella vita? Ho vissuto con degli ideali, mi sono speso e ho cercato di raggiungere delle cose che non valgono niente di fronte a questa cosa qua. San Paolo, quando è incontrato di Gesù Cristo, gli si è manifestato sulla via di Damasco, scrive nelle sue lettere: quelle cose che per me erano così importanti, per le quali non solo le metto in pratica io, ma andavo a difendere l'ebraismo, la religione di Testamento, fino a fare arrestare i cristiani, a farli confiscare i beni, a metterli sotto tortura perché bestemmiassero quel nome che io non volevo sentire, come cantavo Gesù di Nazareth. Queste cose qua, ora che ho scoperto qual è la verità, le ho buttate via, perché sono spazzatura. La Bibbia dice così, perché traduce bene. Sapete qual è il termine che San Paolo ha riferito alle cose che lui lasciò, cioè l'ebraismo dell'Antico Testamento? Sono una merda rispetto al valore delle cose che aveva scoperto incontrando Gesù Cristo. Questo disse.
Capite che quanto è importante questa cosa? Che cosa ha in mente Gesù per me, Marco Farina? Lui non vive per cercare di usarmi per essere grande, perché Gesù Cristo è colui che lava i piedi ai suoi discepoli. Non sfrutta i suoi discepoli per innalzarsi. Si è messo lui al servizio della nostra gioia. Gesù al servizio mio e al servizio tuo di ciascuno di noi. Lui, però, a differenza nostra, ne capisce molto di più di noi di qual è il nostro bene. Che cosa ha preparato Gesù Cristo per me? Cosa mi vuole donare? Non lo so. Il mio futuro? Non lo so. Io lo seguo nell'oggi, ma chissà che cosa ha preparato il Signore per me. Che cosa ha preparato il Signore per ciascuno di noi? Lo sappiamo? Allora noi siamo chiamati oggi a fare quei passi che ci permettono, quando Gesù Cristo si manifesterà, che Lui è vicino e lo farà presto, di essere pronti, di afferrare quella grazia, di entrare in quella dimensione di vita che Lui ha preparato per noi. Guardate, quando ho fatto la carriera, vi ricordate del fatto che il popolo di Israele costruiva il regno di Israele e non il regno di Dio? Ho fatto una catechesi tutto un pomeriggio su questa cosa qua. E ho detto che noi siamo lo stesso, noi stiamo costruendo il regno di Israele, il nostro regno. Anche religiosamente parlando, credendo che Dio voglia questo per noi. Ma il regno che Dio sta facendo per noi è talmente più grande, talmente diverso, che quando viene mette tutti a KO, dai capi agli ultimi del popolo di Israele. Oh, guardate, i discepoli di Gesù Cristo avevano questa grande componente nel seguire Gesù. Guardate la mamma dei fratelli Giacomo e Giovanni. Il papà si chiama Zebedeo, quello non si nomina più. Quando i suoi figli hanno lasciato l'attività del padre, cioè erano pescatori, hanno lasciato il padre anziano a lavorare da solo. Chissà quanti accidenti hanno andato dietro. Innanzitutto Gesù Cristo gli ha tolto i figli. Ecco qua, io sono vecchio, mi tocca lavorare più di quando ero giovane. Speravo nei miei figli e quelli sono andati via dietro al maestro. Chissà quanti accidenti hanno mandato. Beh, invece la mamma segue i figli. E un giorno dice a Gesù Cristo: ma Gesù, tu fra poco diventi re di Israele. Beh, diciamo a nessuno, i miei figli, falli diventare il numero 2 e il numero 3 dopo di te. Questo voleva la mamma, perché credeva che Gesù sarebbe diventato il re di un nuovo stato di Israele, così potente com'era. Questo credevano. E questo, ripeto, nella Bibbia non c'è scritto, ma quando Gesù Cristo ha disatteso questa illusione del popolo, è calato giù dagli occhi di tutti. Forse Giuda lo seguiva per questo motivo, perché aspettava di diventare un grande, un ministro, un capo. Quando ha visto che Gesù Cristo abbia fatto una fine infame, Gesù dice: amare i romani, ma dobbiamo fare rivoluzione contro di loro, sconfiggerli. E come possiamo amarli? Amare i nemici, il regno, regno spirituale. Allora dovremmo sempre stare qua a schiavi dei romani. E che vita c'è questa? Non siamo più il grande popolo di Israele. E tutte le belle cose che Dio ha raccontato nell'Antico Testamento, che ha distrutto il regno, non possiamo vivere più. Ha disatteso quello che il popolo si aspettava, quello che i capi si aspettavano. Tant'è vero che Gesù Cristo dice: beato chi non si scandalizzerà di me, profetizzando questa grossa disillusione quando le persone abbiamo cominciato a capire qual era il suo messaggio, che cosa Gesù Cristo avrebbe fatto con la sua opera nel mondo. Se Pietro
avesse incontrato Gesù soltanto dal punto di vista umano. E tu dici, ora vengo dietro di te, vabbè, magari non divento un ministro, però morire martire a Roma con la croce a testa in giù. Oh, io me ne sto a casa mia con mia moglie. Perché devo morire martire? Io voglio arrivare a campare il più possibile in questo mondo, vivere bene, non voglio soffrire. Non avrebbe seguito Gesù Cristo. Gesù glielo dice dopo, umanamente che fine avrebbe fatto, quando prima, cioè, era pronto spiritualmente. Perché Gesù Cristo nel frattempo gli ha fatto vedere che esiste una vita più grande di quella del corpo. E chi vuole salvare la vita del corpo la perderà, che tanto il corpo muore, e chi invece odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna, perché spiritualmente vivi per sempre, una volta che sei salvo. Perché ti preoccupi di salvare il tuo corpo? Anzi, se lo spendi per amore, martire, testimone dell'amore tuo per me, per la sofferenza e il martirio, ancora più grande, entrare nel cielo trionfante, come un grande santo. E questo è il tuo futuro. Ti ho scelto per questo. E oggi San Pietro benedice il Signore perché se facevo il pescatore non stavo così bene adesso come sto in paradiso. Se non morivo martire non starei così bene, così vicino al Signore come sto oggi. Quelli che sono martiri per il Signore sono più lontano da Dio. Io ci sto più vicino. È meglio per me così. Sono contento che le cose sono andate in questo modo. Grazie Signore che mi ha fatto questo favore. Così dice Pietro adesso. Gesù Cristo ci sta costruendo il bene che Lui sa qual è il nostro bene. Guardate, qual è una delle motivazioni per cui anche le persone che vanno in chiesa vanno dai maghi. Perché quando uno chiede al Signore una grazia, innanzitutto non ti sa se il Signore te la dà o non te la dà. Perché se è volontà di Dio, e chi la conosce questa volontà? Uno non si sa se dà o non la dà. Poi non si sa quando te la dà, se te la dà. Te fa aspettare. Ad Abramo ha fatto aspettare 25 anni per fargli avere il figlio. Quando mi salisce il Signore? Non lo so. E poi, quando mi dà la grazia, chiedo, me la dà come dice Lui. Perché Dio ci dà il giusto, non ci dà i vizi. Nessuno vincerà mai il Superenalotto se si mette a pregare e a fare novene per 5 anni di seguito. Non te lo dà questo il Signore. Perché non va bene questa richiesta? Allora Gesù ci dà il giusto, ci dà per vivere, magari ti fa trovare il lavoro, magari ti fa trovare quel modo per tappare il debito, ma non ti fa diventare miliardario. Allora, dice, per la gente dice, se io vado dal mago, il mago mi dà quello che voglio io, e vada subito, perché io pago. L'illusione delle persone che vanno ai maghi è di poter ottenere quello che vogliono. Non sia fatta la tua volontà, fai la mia volontà e ti pago per far questo. E il pagare i soldi per quelli che vivono nel mondo materiale è acquisire un titolo di possesso. T'ho pagato, tu mi devi fare questo. Non puoi non farlo, sei obbligato perché ti ho pagato per questo. Se io ti ho chiesto, nel caso di magia bianca, che uno guarisce dalla malattia, nel caso di magia nera, che uno crepi con quella malattia, ti ho pagato, questo deve avvenire. Tu mago, se non sai fare il tuo mestiere, allora vado ad un altro. Ma intanto deve avvenire così come dico io, non come dice Dio. Per cui anche le persone che vanno in chiesa, quando si tratta di ottenere le cose, tanti vanno dai maghi perché è più immediato, è più facile e le cose vanno secondo la propria volontà, non secondo i voleri di Dio. Capite la differenza della preghiera cristiana dal rapporto? La mentalità della magia è diffusa dentro la Chiesa, dentro il popolo di Dio. Ed è una grande rovina spirituale per tante persone. Perché chi è che sa fare il volere di Dio? Che sa che quello è il meglio per noi, perché Dio è al nostro servizio, è il nostro papà, vive per noi. Chi lo sa questo? Bene.
Allora Giovanni Battista, e così concludiamo, è colui che invita le persone a togliere quegli ostacoli affinché quando Gesù Cristo arriva non trovi cose che gli impediscono di realizzare la sua grande missione. E torno a dire, Gesù ci vuole dare di più di quello che noi crediamo. Se facciamo il Natale e ci si limita ad avere la pancia piena per mangiare e bere lo spumante stappato e qualche regalino per figli e per nipoti, finito il Natale, finito. Ma se invece ci arriva una grazia spirituale in quella festa, quella vale per sempre, cioè per l'eternità. È molto di più. Attenzione. E quello che vale per Natale vale per ogni altra cosa nella vita. Gesù, capite questo? Torno a dire, tanto non ho capito nessuno. Gli apostoli hanno stentato a credere quando Gesù risorto gli è apparso davanti a loro. Ma come non è possibile? Com'è possibile? Proprio Gesù Cristo ma eri morto, dovete crepare lì con tutto quel fiume di sangue che è cascato dalla croce. Com'è possibile che sei qui adesso? Poi sei entrato senza che le porte fossero aperte. Chi sei diventato? Sei uno fantasma, uno spettro? No, sono io Gesù di Nazareth, il vostro maestro. Non riuscivano a credere perché era una cosa così grande, totalmente nuova, al di fuori di ogni portata esperienziale, che neanche la risurrezione dei morti fatti da Gesù Cristo, che loro hanno visto con i loro occhi, potevano paragonarsi a quello che era successo a Gesù Cristo una volta risorto. Facevano fatica ad arrivare così in alto con la loro fede per credere che Gesù Cristo era risorto. Perché Gesù ha dato a loro di più di quello che si aspettavano di ricevere. Di più. E Dio ci vuole dare di più di quello che noi ci aspettiamo che lui ci dia. Perché noi camminiamo dietro al Signore. Mettiamo in pratica quello che Giovanni Battista ci dice. Togliamo dentro di noi gli ostacoli all'opera del Signore e sperimenteremo le sue meraviglie. In piedi accogliamo il Signore.